Vivi come viaggi, benvenuti a questo terzo speciale BMT. Da Napoli verso Newark, New Jersey, terzo aeroporto di New York City. Lui è Christian Iosso di United Airlines, la compagnia che tra pochissimo collegherà finalmente Napoli alla Grande Mela e non solo. Ce l'abbiamo fatta, era un progetto che seguivamo da anni, questo di seguire la possibilità di collegare New York direttamente con Napoli, un mercato straordinario per le opportunità che offre sia per i passeggeri italiani che per i passeggeri americani. So che gli ascoltatori staranno pensando, sì, ma costerà un sacco di soldi. Com'è la vostra politica in quanto a tariffe? Ottima domanda, e sfatiamo subito questo mito allora, perché si può volare da Napoli a New York, non in tutte le destinazioni oltre New York, perché ricordiamo New York è un nostro hub, ma da New York raggiungiamo oltre 265 destinazioni in America, Canada, Stati Uniti, Centro America, Caraibi e finanche Papete. A tariffe assolutamente straordinarie e competitive in linea con il mercato, sono parametrate in modo che il prodotto sia assolutamente competitivo. Allora, grazie, dal 23 maggio al 25 ottobre. Il volo era inizialmente programmato per terminare il 4 ottobre, ma tale è stato il successo che già quest'anno è stato esteso fino al 25 ottobre. Le svelo una cosa che sicuramente lei non saprà. I napoletani lo vogliono tutto l'anno questo volo, non è vero? E lavoreremo per questo. Sapete cosa sono queste meravigliose virgolette verdi? Sono delle isole straordinarie dei Caraibi e sono le Bahamas. Io sono in compagnia di Maria Grazia Marino, che è area manager dell'ente del turismo delle Bahamas, ospite qui allo stand dei viaggi dell'Airone per proporre il prodotto Bahamas. Guardate, nell'immaginario collettivo le Bahamas sono belle, ma vi assicuro che sono ancora più belle di come ce le immaginiamo, è vero? Esatto, le Bahamas sono un arcipelago, sono 16 isole principali, divise in tre aree macro se vogliamo. Abbiamo Nassau in italiano e Paradise Island, abbiamo Grand Bahama e abbiamo tante isole minori, ognuna con un nome come Abaco, Eleuthera, Exuma, conosciute come Out Island. Le Bahamas sono veramente un paradiso fantastico perché offrono moltissimo, sia a livello di spiagge in chilometriche dei vari colori bianchi, sono spiagge come se fossero borotalco di sabbia impalpabile, bellissime, e io parlo sempre delle 50 sfumature di turchese, non di grigio, perché i colori del mare delle Bahamas sono dei colori che veramente difficilmente potrete vedere in qualsiasi altro angolo del mondo. E le Bahamas non sono solo un paradiso chiaramente per quanto riguarda i viaggi di nozze o i matrimoni all'estero, ma offrono veramente tantissimo sia per le famiglie con bambini sia per sportivi. Abbiamo campi da golf, il diving, le immersioni sono una delle cose principali alle Bahamas perché abbiamo la terza barriera corallina più grande al mondo, la pesca, il wellness, abbiamo spa dappertutto. Quello di cui veramente voglio parlare è delle Bahamas come una destinazione adatta a chiunque e non solo alla coppia in luna di miele. Assolutamente. Come poter arrivare alle Bahamas? Diamo un'idea, certo, ai napoletani in partenza da qui o anche dal sud Italia. Certo, allora le Bahamas hanno veramente questo vantaggio di essere facilmente raggiungibili, perché per esempio Nassau è solo a 40 minuti di volo da Miami e ci si può arrivare anche per esempio da Miami a Bimini, che è una delle isole, in battello, in sole 2 ore. Quindi veramente è molto facile andare alle Bahamas. Per esempio qui alla fiera stiamo facendo questa promozione con United, Napoli, New York. United ha da New York 2 voli giornalieri su Nassau, chiaramente poi da Londra British Airways vola direttamente 4 volte la settimana, quindi insomma comunque non è difficile andare alle Bahamas. L'ultima domanda, siamo in chiusura, certo, velocissimi, certo. La stagione, allora le Bahamas sono aperte 12 mesi l'anno, nei Caraibi si parla di stagione delle piogge nei mesi estivi, ma in effetti le piogge caraibiche sono degli acquazzoni che durano un quarto d'ora, 20 minuti e anzi servono pure a rinfrescare l'aria, quindi assolutamente Bahamas destinazione usufruibile 12 mesi l'anno.
Bruno Aleggi è il general manager di Todra, tour operator specializzato in molte destinazioni, una su tutte per esempio il Marocco. A proposito di Marocco, ma una curiosità, questa pietrina che vedo qua cos'è? Questo si chiama, intanto buonasera, mi chiamo Bruno Aleggi, sono titolare direttore generale della Todra tour operator. Questa si chiama Wissam Al Alawi ed è la più alta decorazione che dà il re del Marocco a chi fa cose importanti a livello del commendatorato e la Legion d'honneur francese. E naturalmente qui i poliziotti, quando mi fermano per controllo perché vado troppo veloce, vedono il Wissam e sanno che cosa vuol dire, quindi sono un benemerito. Fantastico, dobbiamo spiegare però come mai, benemerito, perché lei sono 40, non me lo ricordo tanto bene, 50. Quasi 50. 50 anni, di cui 15 anni come direttore commerciale Royal Maroc, quindi ho tutta la mia carriera da giovani, io inizio nel 1969 il turismo. Incentrata proprio sulla destinazione Marocco? Sì, prima come agente di viaggio, poi nel 72 sono entrato in Royal Maroc, lì ho cominciato a conoscere, quindi la decorazione è per uno che rappresenta un popolo e un paese. E questo naturalmente è un vantaggio per tutti quanti, perché l'ambasciatore, i diversi ambasciatori, dopo tre ambasciatori hanno visto l'amore che ho per questo paese e per la gente, e questo è chiaro, Todra oggi è un vessillo, è un praticamente penso che il 90% delle agenti di viaggio in Italia mi conosce. Chiudiamo dallo stand del Senegal questo speciale dedicato alla BMT 2019. Dalla prossima settimana ritorniamo con la consueta programmazione. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima! Teranga Senegal! Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.